Codice Vaticanus. Il complotto, Newton Compton Editori. Un amore impossibile tra un giovane legionario di Cristo, che è accusato di abusi sui minori a causa dei crimini commessi dal fondatore dell'ordine, e una bella e giovane giornalista che, in modo da ottenere l'informazione giornalistica all'interno del Vaticano sul più sinistra cospirazione della Chiesa Cattolica, che le avrebbe permesso, infine, successo nella vita e diventare conosciuto nel mondo, in posa come una suora, anche legionario di Cristo, e posta sotto il comando del vescovo più perverso di Roma che ha gestito gran parte delle più potenti cardinali della Santa Sede, e con loro è che copre l'operazione segreta più pericolosa e orribile all'interno del Vaticano, utilizzato Banca Vaticana per atti di terrorismo, uccidendo l'agente su ordine del governo Stati Uniti. Clara è agli ordini di questo uomo malvagio che la sospetta e che vuole anche lei sessualmente. Il vescovo vuole usare Pio del Rosario come un assassino per uccidere il Papa Francesco, perché il Papa sta scoprendo questa rete di spionaggio e manipolazione che opera secoli, uccisi anche i papi Giovanni Paolo I e costringendo gli altri a dimettersi dal potere, come Benedetto XVI. Solo l'amore tra Clara Vanti e Pio del Rosario è in grado di risolvere questo enigma pericoloso e inquietante che minaccia il mondo intero. Quando Clara e Pio scoprire ciò che è nelle più profonde catacombe del Vaticano, chiamato la Grotta dell'Apocalisse, sia scoprire il più grande segreto di tutta la storia umana, e ora hanno il dovere di rivelare al mondo tutta l'informazione storica e politica nel Codice Vaticanus, il complotto, è vera. Codice Vaticanus, il complotto, è una trama vera, che può accaderti proprio questa notte. Un romanzo di suspense e pericolo, con una storia d'amore cataclismica. Durante questa pericolosa avventura, Clara spiega a Pio del Rosario qualcosa di estremamente importante per la sua vocazione sacerdotale. Gli uomini che l'hanno iniziato sono in realtà massoni e appartengono al nuovo ordine mondiale. Inoltre, i tuoi ordini di essere celibi sono falsi. Non sono mai venute da Gesù, il cui più caro apostolo Pietro era, aveva una moglie di nome Perpetua, che era anche uno degli apostoli, ma oggi è eliminato. Per sfuggire, Clara condusse Pio nelle oscure catacombe di Priscilla, dove entrambi scoperto sulle pareti di un fatto sorprendente, all'inizio del cristianesimo i sacerdoti erano donne. Codice Vaticanus, il complotto. Newton Compton Editori. Leopoldo Mendicon con accento acuto Ville. Penguin Random House. Grijalbo in spagnolo. Verus in portoghese. Sii parte della cospirazione.